Buonasera. Allora, oggi è il 21 maggio del 2023, parliamo della Wagner e della caduta di Bakhmut o Artemivsk. Allora, come sapete o avrete sentito, la città di Bakhmut, di cui adesso ha cambiato il nome, è diventato russo, addirittura già su Google è cambiato il nome in Artemivsk, che è il nome appunto russo dell'impero russo. È stata definitivamente presa dalla Wagner. La realtà è, quindi ignorate tutto l'advertising che c'è in giro, controffensive, contrattacchi, accerchiamenti, riprendiamo. Ecco, la realtà è che 40.000 soldati ucraini, dagli 80.000 iniziali che erano, si sono spostati a Krasnojar, che è una piccola cittadina che sta tra Kramatorsk e più vicina appunto ad Artemivsk o Bakhmut. Un po' a nord, un pochino a sud, appunto c'è ancora qualche combattimento fuori la città. La città è definitivamente in mano alla Wagner. Non c'è alcun combattimento dentro la città. La foto che accompagna questo video è fatta all'ingresso della così. Sta girando sempre l'advertising, così uno che se fa la foto dove c'è star monumento dalla piazza centrale di Bakhmut con il MiG-15 non messo lì, eccetera. Ecco, quella è falsa perché? Perché il MiG-15 è saltato per aria nei bombardamenti, non c'è più, è raso al suolo. Inoltre, gli ucraini, non avendo materiale esplosivo a sufficienza, quindi pensate come stavano messi, non sono riusciti a far crollare, no, i grattacieli, i palazzi molto più alti che ci sono lì. Perché andavano fatti, buttati giù dal punto di vista ucraino? In modo da non offrire questa posizione sopraelevata che domina fino appunto Krasnojar, eccetera. Quindi si possono anche mettere, oltre che l'osservazione, anche degli armamenti e quant'altro, diciamo, in cima ai palazzi. Pertanto sono rimaste tutte queste installazioni. La Wagner più o meno ha annunciato che a breve, chi il 25, chi il 28, chi il 30, chi che te pare a te, ma insomma, più o meno. La Wagner chiaramente ha portato a compito, a termine la sua operazione che gli era stata affidata, e quindi verrà sostituita, perché nelle normali forze armate, essendovi adeguate per gli obiettivi che devono perseguire, se le cose non vanno male, c'è il ricambio, c'è il rigiro, vengono rigirate le forze. Quindi essi ora verranno, se ne tornano, verranno premiati e se ne stanno un attimo in congedo per un determinato periodo, per poi essere reimpiegati quasi sicuramente in qualche altra parte, sempre qui nel Donetsk, probabilmente magari su Kramatorsk proprio, oppure non so, su Kharkov che andranno a prendere o quello che sia. Il valore militare di questa città è importante. Per quale motivo è strategico ed è importante? Perché è un crocevia logistico molto importante per tutto l'est. E dal punto di vista militare, avendo delle gallerie in sottosuolo come miniere di sale e quant'altro, offre un ottimo riparo per tutti gli armamenti come deposito, quindi diventa un punto logistico molto protetto, molto importante, con una logistica che adesso ripristineranno le stazioni immediatamente, lo faranno,
e quindi potrà collegare in maniera molto efficace le truppe che possono quindi proseguire a spostarsi. Ok? Dal punto di vista simbolico, è inutile dire, è stata talmente investita che si è parlato ogni sera di questa Bakhmut che, e quant'altro, no? Abbiamo sentito le peggiori cose, no? Che questi della Wagner combattevano con le pale, insomma, ecco, le peggiori cose abbiamo sentito. Quindi diciamo che il valore politico con cui è stato caricato è altrettanto importante e quindi la caduta adesso dà un bel ribaltone. La realtà è questa, quindi tutto ciò che sta girando già nei social, che probabilmente diranno alla televisione, sono sicuro che a TG1 diranno sta cazzata, o che a Riviano, che a circondano, che è robe simili, perché tanto chi hai nel TG Ilario Pignatelli, sto giovane giornalista che si mette pure la camicia di quella Ucraina, ma cioè rendiamoci conto, no? Pagati con i soldi pubblici, voi andate a vedere sui social che fa, sembra un attivista ucraino, cioè è più ucraino degli ucraini come attivismo, come comunicazione, insomma, ed è pagato, il dramma è che è pagato con soldi pubblici, perché se è Mediaset non è giusto per una questione etica collegata all'articolo 21 Costituzione, perché noi cittadini avremmo il diritto di sapere la verità, non che mi orienti e che mi racconti le cazzate per farmi subire il 70% del costo, i 70 miliardi del costo di inflazione, in questa folle guerra che non ce ne frega niente nell'interesse nazionale italiano, che ci danneggia e basta. Che cos'è la Wagner? Ora passiamo sulla Wagner, perché la gente non... Anche qui la propaganda la fa da padrona ed escono fuori certe stronzate che mega calate. La Wagner non sono dei mercenari. Il mercenario è colui, come la Blackwater degli Stati Uniti d'America, dove ci sono ex militari della Blackwater degli Stati Uniti d'America, i quali per soldi vanno a fare delle operazioni specifiche. Quindi lo spirito con cui si opera una forza mercenaria è quella che di guadagnare soldi, salvare la pellaccia e tornarsene il prima possibile. La Wagner invece è come la legione straniera francese, dove guadagnano un pochino di più, sono specializzati e giurano fedeltà alla Federazione Russa, sono patrioti, lavorano e quindi combattono per la loro patria. Questa è un'enorme differenza. La Wagner è iper addestrata, ma è addestrata a fare dei compiti ben precisi, cioè dire, come forza speciale, diciamo così, che è specializzata nel prendere i centri urbani. Come si prendono militarmente i centri urbani? Prima si bombardano e fin dove è possibile avere la copertura, chiaramente la Russia non si sposta mai più avanti di quanto non abbia copertura di artiglieria o aerea. Chi tenta di spostarsi più avanti sono gli ucraini che vengono maciullati. La Russia sta attenta alle proprie forze, principalmente. Allora, come si prende il centro urbano? Il centro urbano si divide in settori e settore per settore si va a prendere. La Wagner è specializzatissima in questo. Sono molto aggressivi come forza e l'hanno dimostrato, non ti danno respiro, non gli hanno dato respiro, non gli danno tregua. Questa aggressività comporta anche maggiori perdite, ovviamente. Ma gli ucraini non hanno mai avuto riposo dentro questa città, mai. Non gli hanno mai dato un'ora di fiato, mai. È stato un continuo. Quindi la Wagner è un corpo militarmente molto avanzato, specializzato a fare queste cose. A chi risponde la Wagner?
la Wagner è militarmente una società privata, un contractor, ma che risponde ai servizi segreti dell'esercito. Dove opera la Wagner? La Wagner non può operare in Russia e non può prendere dall'esercito. Perché? Perché è vietato dalla Costituzione russa, quindi la Wagner non può operare in Russia e non può prendere dall'esercito. Quindi tutte le balle che sentite, che vanno a prendere i soldati, gli tolgono i documenti perché poi se li prendono li sparano nella Wagner e perché i coscritti, tutte puttanate sono queste. Che sia la Wagner o che sia l'esercito regolare russo, il coscritto non viene messo in prima linea, sta sempre in seconda linea. Dopo aver avuto addestramento e dopo quell'addestramento, gradualmente dalla seconda linea viene messo insieme in gruppi di soldati con esperienza e principalmente sono tutti gli ufficiali sono di esperienza. Non ci sono ufficiali in prima linea senza inesperti. Gli ucraini che non hanno manodopera si ritrovano in questo modo, ma gli ucraini fino a luglio dello scorso anno, fino a Mariupol, dove hanno iniziato a consumare il loro esercito, fino allora gli ucraini era un esercito tutto professionale, tutto con esperienza, forte. Adesso l'80% di questa gente non c'è più. E quindi si ritrovano il tenente che non c'ha, l'ufficiale che non ha esperienza, mandati tutti allo sbaraglio. Chi operano un po' cercano di tamponare con quelli che hanno cercato, ma quelli che hanno cercato di addestrare fuori sono quelli più anche più esperti come forza, quindi sono molti limitati. Da un lato, dall'altro cercano di affrancargli questi cazzo di contractor polacchi che non so altro che esercito polacco senza le mostrine, perché non si comprende questi polacchi che sono tutti folgorati dei soldi per andare a combattere e così, dato che parli di insomma non parli di 1.000-2.000 persone, sono un po' di più, quindi non è credibile. Questi volontari, mercenari di legioni straniere, si sono contractor e sono militari polacchi che stanno lì, clandestini, con i piedi sul terreno. Quindi la Wagner risponde ai servizi segreti dell'esercito. Opera solo fuori. Qual è il vantaggio? Ancorché utilizzata come la Blackwater americana per fare quelle operazioni di merda fuori, no? I loro colpi di Stato in Sud America, tutte queste porcherie, e così vengono mandati in Africa, vengono mandati e li prendono i governi e la forza che i governi si fanno aiutare, gli addestrano gli eserciti di questi governi in Africa. E c'era quindi una forza militare a tutti gli effetti che opera però solo ed esclusivamente all'estero. Quando hanno preso i carcerati che li hanno presi, li hanno innanzitutto addestrati, non presi e mandati, e non tutti. Cioè i reati gravi non hanno avuto la possibilità di poter, come dire, espiare la pena in maniera alternativa andando a fare la guerra. Il pedofilo sta in carcere, non è andato nella Wagner. Quindi, fino a un certo tipo di reati hanno avuto questa possibilità di scelta. Oltre no. Quindi va chiarito esattamente la Wagner. Se uno comprende che cos'è la Wagner, a questo punto poi
riesce a orientarsi in tutta quella merda di propaganda che gira. Capito questo, quindi, ora è più facile districarsi. Qui abbiamo detto che roterà, andrà via la Wagner, arriveranno probabilmente, sembra che arrivino i ceceni o comunque arriveranno le forze regolari dell'esercito russo, perché i ceceni fanno parte dell'esercito regolare russo. Quindi è una forza di, appunto, di grande rispetto, bisogna militarmente, bisogna molto temibile, appunto perché ha un'aggressività tale che ce l'hanno solo le forze speciali, un'aggressività così, gli eserciti sono l'esercito regolare e più conservativo. Quindi perché? Perché controbilancia i rischi in maniera differente e quindi non è così aggressivo come sono loro. Anche perché l'ambito urbano richiede un altro tipo di tecniche, di tattiche militari rispetto al normale campo, tra virgolette, aperto. Le sceneggiate passate che abbiamo sentito di Prigozhin, che Prigozhin è litiga e che poi vuole fare fuori Putin dal punto di vista politico, le elezioni, le cose, eccetera. Questo è tutto un rumore. Potrebbe avere anche delle ambizioni politiche, perché appunto in Russia non c'è la dittatura che ti vanno raccontando in giro, quindi Prigozhin che avrebbe anche la possibilità di poter partecipare e fare una campagna elettorale, sì, probabilmente c'è la possibilità di farlo, chiunque può avere la possibilità di farlo. È chiaro che se sei uno che c'ha dietro Ned degli Stati Uniti d'America, diciamo che in Russia non c'hai molta, te beccano con la legge dell'agente straniero, no? Che è una cosa sacrosanta. Cioè, se noi avessimo per esempio l'Istituto degli Affari Internazionali, se vista la campagna elettorale che fanno, che vengono accreditati come esperti, vanno nelle trasmissioni televisive, no? E quindi la gente sta lì e si beve questa roba pensando che quello è un esperto per davvero, invece dovremmo avere una legge che ci spiega che sui 5 miliardi di finanziamento che c'ha questo think tank italiano, che è tra i più importanti, 3 miliardi che vengono da enti e istituzioni europee e internazionali, dovremmo sapere chi sono, perché chi paga oltre la metà dei soldi che entrano là dentro è colui che comanda, a cui questi devono rispondere. E non rimarrei, diciamo così, sorpreso se trovassimo, ho segnalato qualche giornalista, perché non andate a vedere chi cazzo finanzia là dentro questa roba, perché è bellissimo, visto che vi attaccano pure, andate a vedere un po' dove sta il coso. E se esce fuori Ned americana, ed esce fuori la NATO, ed esce fuori la Commissione Europea, sarebbe molto, io non sarei sorpreso. Se non troviamo di peggio. Non puoi saperlo. Quindi ti puoi candidare in Russia? Sì, se sei agente straniero, che sei di backup di governi stranieri, no. Ti segano subito le gambe. Perché? Perché te beccano subito, perché l'FSB funziona. E perché c'è una legge sull'agente straniero che è sacrosanta. Tanta gente, un'altra persona, articoli che bisogna subito segare immediatamente, e chi
parlando di intelligence di agenti russi, indica come agenti FSB fuori dei confini russi. Allora, quello là va scartata immediatamente, manco va a letto. Perché? Perché uno che non sa che l'FSB lavora e opera solo ed esclusivamente dentro la Russia e che fuori è l'SVR, è un'altra entità che lavora come intelligence, che è esattamente come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, i servizi, la Russia è organizzata esattamente come gli Stati Uniti. Hanno i servizi segreti di Stato che sono deputati alla sicurezza dell'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti. Ed è uno. Poi ci sono l'FBI che opera per tutti i crimini federali e più opera anche come counterintelligence all'interno degli Stati Uniti d'America. E poi c'è la CIA che opera fuori gli Stati Uniti d'America. La Russia è identica. C'hai i servizi del presidente ed è uno. C'hai l'FSB che come l'FBI lavora dentro la Federazione Russa e poi c'hai l'SVR che come la CIA che lavora fuori. Quindi chi non sa, neanche sa, come sono divisi i servizi segreti russi, quale credibilità puoi avere in quello che sta dicendo? Se neanche sai come sono divisi. Quindi questo è un consiglio per scartare subito, senza proprio dedicarci il tempo. Se si parla di intelligence russa, la prima cosa che va vagliata è se sappiamo che lui conosca come è suddivisa l'intelligence russa. Se no, cosa cazzo mi racconti? Ve lo dico qui, stiamo parlando appunto di Bakhmut, chiudiamo, e così, e della Wagner, che era da chiudere, ma perché? Perché viene mischiata tutta questa roba dei servizi intelligence, della cosa, cioè con Prigozhin, con il capo della Wagner. Quindi, il capo della Wagner, quindi potrebbe avere ambizioni politiche, sì, e questo infliga, crea qualche problema dall'operazione militare? No. Tutti gli annunci che l'ho fatto, e sono deboli ai fianchi, e sono deboli così, cioè, guarda caso, la propaganda sta dicendo no, è che stiamo ai fianchi, che mo i circondano, mo i fanno, sì, vabbè, tutta questa storia. Si chiama reazione controllata, quella è una sceneggiata che ha voluto invogliare l'arrivo maggiore di forze ucraine per essere consumate, perché il primo obiettivo dell'operazione militare speciale russa è demilitarizzare l'Ucraina, quindi significa fare fuori più esercito possibile fino a la disfatta, non c'è più esercito. Poi obiettivo 2 è chiudere gli oblast che sono già Federazione Russa quella, e non c'è verso che quelli tornino indietro. Quindi arrivati a, che ne so, qua, più o meno a Kramatorsk, dove sta il confine, e così una volta lì si chiude la cosa territoriale, più manca Odessa, presa Odessa è finita l'obiettivo territoriale, il resto è il conseguente dal collasso di regime change. Quindi Zelensky dovrà scappare, se no o fanno fuori prima o che bombarderanno prima o poi questo palazzo presidenziale, che rimane sempre il mistero, perché però nella loro mentalità, che è più orientale, che quindi la vedono evidentemente come una ritorsione e non come un obiettivo militare legittimo come lo è, quindi se non lo fanno fuori prima, se non lo fanno fuori proprio i loro, tutti i nazisti stanno lì, ma iniziano a prendere con lui che
E così anche perché gli Stati Uniti, magari per avere di fronte alla disfatta, per avere la via d'uscita, inizieranno a dire: e noi gli abbiamo dato tutto, che voleva, gli F-16 abbiamo dati, gli inglesi hanno dato il lungo raggio, gli hanno dato così. Però non ci ascoltava, ma facevano come cazzo gli pareva, no? Diranno così, no? Quindi a bruciarti ci mettono 2 minuti a trovare il capo espiatorio che sei tu, no? Dove magari lui ci ammette del suo, perché la corruzione che corre, perché l'altro pezzo della corruzione dell'altro video che ho fatto, qua mo c'è il pezzo quello ucraino della corruzione, no? Che non si ferma solo a Washington, ma ci sono i soldi, gli aiuti che arrivano lì e che se li fregano tutto il regime di Kiev, e 400 milioni di dollari se li sono fottuti, proprio non ci sono più, se li sono proprio presi. No, è 10% a tangente, no, sono spariti 400 milioni di dollari, se li sono imboscati da Zelensky con 35 generali e fino a quello che sia. Quindi loro si garantiscono questo flusso di soldi che deve continuare a girare, così tutto il Parlamento ucraino si sono aumentati pure lo stipendio, quindi continuano a fare la bella vita. C'è questo, no? Perché vedete qualche immagine, no? Delle discoteche di Kiev, no? Che riescono a ottenere qualche volta lume di candela perché manca elettricità, altre volte invece poi riescono, ecco, il generatore, e così questi che ballano, no? Ecco, e quelli nella merda a Bakhmut, che aspettativa di vita 4 ore, cioè da considerarla anche questa cosa qui, esattamente. Più dobbiamo tenere presente i SUV che noi vediamo in tutta Europa, Italia compresa, no? Targati qua, invece di stare là, no? Stanno qua col SUV, e non col SUV del 2010, ma col modello del 2020, del 2019. Quindi attenzione. Quindi tutto questo flusso di soldi, l'Ucraina è in default, non c'ha soldi. L'85% del PIL è in mano russa, perché è la parte est, è rimasto il 5% che lo fa Odessa, e poi è rimasto grasso che cola, il 10% che è tutto il resto. Devastati come sono, quindi quel 10% e quel, diciamo, questo 15%, siamo molto generosi, questo 15% rispetto a prima, cioè adesso rispetto a prima non è più 15, sarà quantomeno la metà, perché dicono che è crollata del 50% il PIL, quindi le zone che sono rimaste, e quindi probabilmente siamo al 7-8% del PIL di quello che era l'Ucraina da una volta. Pertanto i soldi stanno in default, i soldi non ce ne sono, se non glieli diamo noi non pagano gli stipendi agli statali, i soldi a questi soldati e i lauti stipendi dei parlamentari che vanno in giro per l'Europa, che vanno a fare queste campagne elettorali, poi si vanno a fare un po' di shopping, vanno un po' nei resort, si visitano le città, ecco, vanno un po' in giro per il mondo, giustamente, a portare i valori della democrazia che difendono, e quindi inculandosi 400 milioni di dollari, quindi tutti i soldi nostri che stanno lì. Questi 400 milioni sono degli Stati Uniti d'America, che erano proprio cash, no? Quindi proprio i bancali di proprio monete, no? Di carta moneta, del dollaro verde, no? Proprio bancali di questa roba qui, che loro li hanno fatti sparire. E ci è andato Barnes, il capo della CIA, è andato a Kiev appunto dicendo: oh, ti sei inculati pure te, caro presidente, lo sappiamo, ecco qua, è andato con la lista di tutti, no? E lui si è impegnato, quindi ha fatto fuori 10 generali perché erano quelli che rubavano di più, e poi ha detto: ok, non lo faccio più, no? È come se noi fossimo tutti dei coglioni che ci crediamo questa roba qua, cioè stai chiudendo gli occhi sapendo che questi si rubano la roba, che però chiaramente non gli fai più arrivare i contanti, no? Perché quelli proprio spariscono, ma senza colpo ferire,
però continuano a rubare, se vendono, poi in tutto in circolazione si vendono le ambulanze, i gruppi dei generatori che gli hanno mandato, si vendono i blindati, si vendono i missili, si vendono qualsiasi tecnologia, motivo per il quale gli F-16 americani, riprendendo gli F-16 americani, col cazzo glieli mandano gli F-16, cioè autorizzano i tedeschi, quegli altri, perché? Perché i sistemi avanzati di radar che ci hanno in upgrade quegli F-16 che sono rimasti modernizzati in America, col cazzo glieli danno, perché questi primi, perché almeno uno se lo vendono, sicuro come la morte. Ma con la scusa che l'hanno cannibalizzato per i pezzi di ricambio, no? E magari si sono venduti tutto il gruppo radar, tutto così, che questo è tutto retro engineering che interessa molto l'altra parte. Ecco, quindi questo è sostanzialmente tutto il la filosofia che muove questa guerra per la difesa. Come dice la von der Leyen, difendono i nostri valori europei dal centro Europa, dimenticandosi di dire che probabilmente sono quelli del 1933. Ok.